Salve e benvenuti nel video di presentazione della nostra centrale per cancelli a battente SW810PCB per motori a 230 V sia oleodinamici che ed elettromeccanici. La confezione che arriverà a casa o al lavoro dopo l'acquisto sul nostro sito è questa qui. La targhetta esterna riporta il nome della centrale, il codice e un QR code per scaricare le istruzioni in PDF, anche se all'interno della confezione troverete le istruzioni in italiano. Per le altre lingue invece si possono scaricare attraverso il QR code. Una volta aperta la confezione troverete al suo interno le istruzioni, come detto in italiano, la centrale logicamente e il cavetto di antenna da collegare se non avete il cavo con antenna esterna. Allora, la nostra centrale SW810PCB nasce come centrale universale per cancelli a battente, abbiamo detto, oleodinamici ed elettromeccanici. Ha una ricevente integrata a bordo 433 in grado di accogliere telecomandi rolling code e codice fisso, e le morsettiere sono state disposte in modo tale da poter essere compatibili pin to pin con le vecchie Alcor della BFT. Quindi significa che potete solamente estrarre le morsettiere dalla vecchia centrale Alcor e innestarle in questa nuova, perché sono perfettamente compatibili. Come si può vedere dalle istruzioni, la morsettiera che riguarda i motori e l'alimentazione è disposta esattamente come quella dell'Alcor, e anche i motori M1, M2R, cioè il motore che parte ritardato dopo l'apertura, hanno la stessa disposizione e anche la stessa logica di funzionamento, quindi proprio non c'è da cambiare niente tra la vecchia centrale e questa nuova. Anche la morsettiera delle fotocellule è disposta nella stessa maniera, e in più questa centrale ha una terza morsettiera che è in grado di accogliere gli ingressi coste che l'Alcor normale non ha. Altra caratteristica presente in questa centrale che l'Alcor vecchia non ha è l'uscita elettroserratura. Mentre nell'Alcor dovreste aggiungere una scheda a parte, in questa centralina è compresa. Quindi, ricapitolando, questa morsettiera qui è identica a quella dell'Alcor, questa morsettiera qui anche, quindi basterà solamente estrarle e inserirle in questa centrale, mentre questa terza morsettiera è stata aggiunta da noi per funzioni aggiuntive quali uscita elettroserratura, costa NC, costa 8K. Sono presenti poi dei LED di diagnostica, proprio per vedere se gli ingressi di sicurezza e di start, stop, eccetera, eccetera, sono configurati correttamente e anche cablati correttamente.